Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le nostre tribune elettorali per le comunali del 3-4 ottobre. Oggi siamo ospiti della sala consigliare del comune di Roseto degli Abruzzi che appunto dopo il turno elettorale, che potrebbe anche comportare un turno di ballottaggio, ospiterà i nuovi eletti e naturalmente il sindaco della città che verrà scelto dagli elettori con il sistema appunto del possibile doppio turno. Cinque sono gli aspiranti alla guida della città e sono presenti e saranno presenti nella nostra tribuna che come al solito realizziamo in collaborazione anche con il quotidiano Il Centro. Domani troverete ampio resoconto sulle pagine del giornale degli abruzzesi e con me ci sarà il collega del centro Luca Venanzi che mi aiuterà appunto conoscendo anche un po' più a fondo i temi della vita politica cittadina nelle domande. Intanto io ringrazio i presenti augurando inizialmente a loro una buona campagna elettorale. Li vedete qui nell'inquadratura totale, sono Sabatino Di Girolamo, Tommaso Ginoble, l'ex parlamentare Ginoble, William Di Marco, c'è una sedia vuota che però sarà riempita tra pochissimo da Rosaria Ciancaione che mentre registriamo è impegnata in una manifestazione elettorale, Mario Nunes che è candidato sindaco anch'egli. Con loro appunto c'è il collega Luca Venanzi che io ringrazio innanzitutto per la collaborazione, al quale chiedo subito un po' come si sta svolgendo dopo insomma le prime due settimane questa campagna elettorale a Roseto degli Abruzzi, quali sono i temi ma soprattutto qual è il clima tra i candidati e tra le liste. Luca. Allora, ci sono 21 liste per 330 candidati, contando che i votanti sono circa 22.000 e più o meno potrebbero andare al voto tra le 15 e le 16.000 persone, è chiaro che il ballottaggio non è probabile, è quasi sicuro. È chiaro che sono 5 candidati sindaci, secondo me non ce n'è uno debole, i voti si disperderanno, sono diciamo 5 candidati sindaci buoni per la città, come dire, i cittadini poi decideranno, vedremo insomma. Vedremo il clima di questa campagna elettorale, appunto proveremo anche un po' a accenderlo come è giusto che sia nel corso di questa tribuna, sia pure ovviamente purtroppo anche con i paletti della par condicio che è rimasta nota polemica soltanto per l'emittenza locale, mentre sui social, sui giornali si può fare e scrivere appunto senza problemi di tempi, invece i tempi saranno contingentati e irrigiditi per questa trasmissione, ma nonostante tutto io vi chiedo anche di essere insomma un po' più informali in qualche modo, soprattutto nella prima fase che è quella di presentazione di se stessi davanti ai telespettatori e agli elettori e della coalizione che vi sostiene. L'ordine è stato sorteggiato prima della trasmissione, poi invertiremo nelle domande successive, quindi il primo a presentarsi è il sindaco uscente Sabatino Di Girolamo. Allora, perché si è ricandidato e soprattutto insieme a chi per questo tentativo di secondo mandato di Girolamo? Buonasera a tutti, mi sono ricandidato naturalmente per completare un lavoro impostato negli scorsi 5 anni. Se giusto ci chiede lei una presentazione, io sono stato consigliere comunale di questa città, sono stato assessore di questa città, sono stato consigliere provinciale di Teramo dal 2004 anche al 2009, sono stato sindaco nello scorso quinquennio dopo 5 anni in cui sono tornato alla mia professione. Le liste che mi sostengono sono riconducibili al Partito Democratico, che è la lista diciamo cardine della coalizione. Poi c'è una lista di Girolamo sindaco che invece è fatta di amici personali che mi aiuteranno a partecipare a questa competizione, è una lista ulteriore, Uniti per Roseto, che è civica di sinistra e fa capo all'ex sindaco Franco Di Bonaventura e all'ex assessore Enzo Frattari. Le liste sono state composte in modo tale da essere il più possibile rappresentative del tessuto sociale della città di Roseto, come sempre si fa. Confidiamo di poter raccogliere
quella tradizione di sinistra, di centrosinistra, quei consensi tradizionali che il centrosinistra ha nella città di Roseto, dove, lo ricordiamo tutti, c'è stato un governo di centrosinistra trentennale con una sola interruzione dal 2016. C'è una forte tradizione di centrosinistra in questa città, c'è un tessuto sociale che secondo noi può rispondere positivamente all'appello che il Partito Democratico e le altre due liste che mi sostengono fa a tutto il tessuto sociale rosetano. Confidiamo quindi il 3 e 4 ottobre di avere un buon risultato, anche confidiamo di riuscire a far capire alla gente, alla nostra popolazione, il lavoro immane svolto in questi 5 anni, dove ci sono state difficoltà, ma ci sono stati anche un lavoro certosino che ci ha consentito di impostare tantissimi lavori, tantissimi investimenti sul territorio che per le note lentezze della burocrazia, per le note lentezze delle procedure amministrative non riescono purtroppo a rendersi visibili sul territorio in un solo quinquennio, ma necessitano di un secondo mandato. Ecco, ci sono anche delle statistiche che comprovano questo. Ricordo una trasmissione report famosissima su Rai 3 di qualche mese fa, dove appunto si certifica statisticamente che se in un progetto di lavoro pubblico tutto va bene, diventa cantiere in un quadriennio. Ma appena c'è un piccolo inghippo, un piccolo ricorso, ahimè, un lavoro pubblico, una opera pubblica trova forma e trova cantiere purtroppo solo dopo 8 anni, 7 anni. È questo il male dell'Italia. Ho imparato sulla mia pelle che la burocrazia è la prima nemica non solo del cittadino, ma è la prima nemica anche degli amministratori pubblici, laddove appunto prima di impostare un lavoro abbiamo bisogno di una querelle di autorizzazioni, permessi, visti, eccetera, e quindi è molto importante far fare ad un sindaco un secondo mandato. Grazie Di Girolamo. Ginoble, la sua candidatura e la sua coalizione. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Non è mai facile iniziare a parlare di se stessi, insomma. In questo comune sono stato giovane amministratore negli altri 90, poi 2 mandati in regione, dove ho rivestito anche il ruolo di assessore regionale ai trasporti, infrastrutture e protezione civile, poi 2 mandati in Parlamento. Credo di aver svolto in questi ruoli un lavoro serio, corretto, onesto. La coalizione è un po' diversa da tutte le altre, perché la mia è una coalizione cittadina, fondata da persone con grande dignità, con professionalità e con grande amore, grande passione per la nostra bella città. È una coalizione larga, perché credo personalmente che dopo aver militato per tanti anni all'interno dei partiti, per risolvere i problemi diretti, immediati di una cittadina, c'è bisogno di superare gli steccati di una contrapposizione netta, bipolare, di categorie politiche che oramai appartengono un po' al passato, e credo che tutti ne siano consapevoli di questo, anche e soprattutto per dare le risposte giuste alle grandi difficoltà di una comunità che è sempre un po' più divisa, con grandi difficoltà, con grandi problemi, e avere una coalizione nella quale si rappresentano le diverse sensibilità credo che rappresenti la prima risposta da dare ai cittadini, anche come assunzione di senso di responsabilità e nel lanciare un messaggio affinché rancori, divisioni del passato possano essere superati per il bene della stessa. Grazie Ginoble, dato ampiamente nei tempi. William Di Marco, la sua coalizione, la sua candidatura. Buonasera, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e proprio a loro io adesso mi rivolgo per quanto riguarda la presentazione. Già l'abbiamo fatto altre volte, io credo che sia importantissimo che gli elettori, proprio per una questione di impegno civico, per una questione anche etica, si informino da soli quello che noi siamo, perché
lo hanno già un po' accennato, presentarsi è sempre qualcosa di autocelebrativo e ovviamente non lo vogliamo fare. Informarsi significa partecipare direttamente, chi siamo, da dove veniamo, che cosa abbiamo fatto nel nostro passato, quali sono stati i nostri impegni, perché ci siamo impegnati nell'associazionismo, nel volontariato, nel sociale, nelle imprese e quant'altro. Quindi ognuno di noi dovrebbe veramente fare un po' i raggi X alla nostra operatività quotidiana sul territorio, il perché abbiamo fatto certe cose, quali interessi o non interessi ci sono stati. Detto questo, credo che vada anche così sottolineato che la nostra è l'unica coalizione compatta di centrodestra, con quelli che sono gli schemi classici, insomma, della ripartizione in Italia. È vero che questo man mano è superato, anche perché la società è fluida, ma anche la politica è fluida, quindi in ogni tornata ci sono sorprese per quanto riguarda gli schieramenti, ma è certo che il nostro centrodestra unito va anche a interfacciarsi con una lista che è quella che rappresento io, è una lista civica, quindi noi ci presentiamo in autonomia, siamo indipendenti, però sappiamo che i partiti sono fondamentali e determinanti, bene o male un po' tutte le liste, anche se sono civiche, fanno riferimento chi più chi meno ai partiti, e l'importanza dei partiti è determinante, prima perché sono scuole anche di amministrazione, ci sono partiti che lavorano sul territorio per far sì che gli amministratori abbiano un senso di, diciamo, compiutezza di quello che si sta facendo. Quindi i nostri partiti di riferimento, che sono Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, sono partiti strutturati nel territorio. Poi, oltre a questi, abbiamo la lista civica appunto per il candidato sindaco, che si chiama Identità Culturale Rosetana, poi abbiamo Coraggio Italia, abbiamo il Rinascimento Sgarbi, abbiamo l'UDC e infine, proprio nell'ultimo periodo, ma ormai sono passati oltre un mese, si è unita anche la lista del Popolo della Famiglia. Ecco, questo è il completo assetto della coalizione Centrodestra Unito. Bene, grazie Di Marco. Mario Nunes, la sua lista e la sua candidatura. Sì, buonasera a tutti, grazie per questa opportunità. Ovviamente candidarsi significa mettersi a nudo di fronte ai cittadini, di fronte ai portatori di interesse. Lo facciamo quotidianamente. Mi presento, 43 anni, con la mia famiglia, mia moglie e le mie tre figlie, vivo a Roseto degli Abruzzi. Se dovessi descrivermi in una parola nel mio ambito lavorativo, ne potrei dire tante. Mi piace definirmi un educatore che viene dal mondo dell'economia, quindi avere la concretezza del mondo economico calata in quello che è un po' il mondo dell'educazione giovanile, adolescenziale e dell'infanzia, appunto. E questo mi ha portato 10 anni fa ad intraprendere un percorso all'interno del mondo politico, la politica che viene descritta come la forma più alta dell'amore da alcune persone molto illustri nella storia della nostra bella Italia. E quindi questo percorso mi permetterà di presentare le 6 liste che sono a sostegno della mia candidatura, una candidatura che non si improvvisa perché nasce da un'esperienza di consigliere di opposizione di 5 anni, e quindi ringrazio la lista per Nunes Sindaco, che racchiude in sé 3 simboli, Casa Civica, che è il gruppo che ho rappresentato con onore e orgoglio in questi anni, Altra Città, che è la lista che mi ha accompagnato nell'ingresso in politica 10 anni fa, quando mi presentai, no, e pur non essendo eletto ho continuato, come tanti altri giovani colleghi, a fare politica all'interno della nostra città, e poi Volt, un'apertura verso l'Europa. Questo sì, e aprirò una piccola parentesi, un partito che io considero non partito, perché va fuori da quegli schemi partitici, cioè ci apre verso quell'europeismo pulito, grande, ma soprattutto pieno di opportunità per i nostri giovani. Poi una lista under, una lista che è nata con orgoglio 2 anni e mezzo fa, da un percorso di alcuni giovani under 30, in realtà la persona più longeva di questa lista ha 27 anni, sono dei giovani, dei ragazzi, ragazze e ragazzi che si sono cimentati nella formazione politica e hanno scelto di mettersi in gioco e avranno un'opportunità. È l'unica lista che avrà la certezza, se io farò il sindaco, di eleggere sicuramente un giovane, anzi anche più di uno. Poi c'è la lista di Azione con Calenda, con Nunes Sindaco, anche qui. Noi siamo, penso che per definizione, se mi dovessero chiedere, sono civico, sì,
Allora perché hai accolto Azione? E lo dico, in ogni piazza abbiamo fatto dei percorsi in questi mesi, perché Azione è una lista, a mio avviso, che è per la concretezza, per il fare, molto legata all'altra lista che si chiama Fare per Roseto, con due colleghi consiglieri, Ennio Pavone, ex sindaco di Roseto, già sindaco di una coalizione di centrodestra, Angelo Marcone, già consigliere nell'ultimo mandato, con i quali abbiamo condiviso un perimetro alternativo alla maggioranza che ci ha governati in questi 5 anni. E poi un tema fondamentale per la nostra città, il turismo, quindi Operazione Turismo, di cui parlerò dopo, e concludo con la lista Sport e Civismo, che è quella che vuole mettere al centro un'altra parola chiave. Ovviamente 6 liste, il tempo non mi sembra, mi sembra che era anche più difficile metterle dentro, ma nei programmi poi ne parlerò meglio. Benissimo, grazie Nunes. Noi siamo, ricordo, siamo ancora in attesa della candidata Ciancaglione, che però ci raggiungerà soltanto tra qualche minuto. Noi però iniziamo a parlare un po' dei temi concreti di questa campagna elettorale, i primi terreni di confronto tra i candidati e le liste. Allora, Luca Venanzi, pronto per una domanda, nella quale poi ovviamente l'ordine di risposta sarà leggermente diverso rispetto al primo intervento. Luca. La prima domanda è sull'emergenza Covid. Allora, come pensate di gestire l'emergenza Covid, anche se siamo in una situazione a mio avviso più tranquilla rispetto allo scorso anno, e cosa pensate dei vaccini e del Green Pass? Ah, bella domanda, è una domanda che stiamo ponendo veramente a tutti i candidati di qualunque città ci occupiamo, perché è importante che davanti ai cittadini si faccia anche un atto di trasparenza rispetto alle grandi responsabilità che i sindaci hanno e hanno avuto negli ultimi 2 anni su temi di gestione di un'emergenza pandemica. Il primo a rispondere è Di Marco, in questo ordine. Sì. Intanto credo che ormai siamo entrati in quella sfera che è il protocollo, quindi in tutte le situazioni, dalla scuola alla sanità, a luoghi pubblici e ovviamente anche luoghi privati come aziende, esiste un protocollo, e questo protocollo è frutto di riflessioni inerenti proprio a quello che è stata la pandemia. Quindi l'abbiamo scoperta un po' tutti insieme, che cos'era questa pandemia, anche a livello scientifico. Molte cose che all'inizio sembravano assurde, oggi sono invece state prese come modello. Altre cose che invece sembravano che dovessero per forza di cose mantenersi nel tempo sono state cancellate. Quindi questa pandemia ci ha fatto crescere tutti insieme, ma soprattutto ci ha fatto capire quanto è importante l'interrelazione tra le persone. E sotto questo profilo un passo enorme è stato fatto quest'anno a livello scolastico, perché la scuola è iniziata in presenza. Il grande passaggio che si è avuto dalla DAD, dalla didattica a distanza, la presenza è enorme, perché le relazioni tra le persone, la socialità è stata posta al centro. Quindi io credo che il Comune è stato anche bravo ad amministrare un momento particolare, grazie all'aiuto anche di tutta una collettività che si è messa a disposizione. Sui vaccini, sono vaccinato, sono a scuola ovviamente, ho il Green Pass, e quindi sono cose che ormai abbiamo acquisito. Però non siamo attenti anche al discorso che alcuni intellettuali come Cacciari, come il professor Barbero, stanno facendo a livello di libertà. Questo non significa disconoscere la vaccinazione, non significa assolutamente disconoscere che questo iter di protocollo protocollare che abbiamo avuto sia funzionale al sistema del nostro paese, ma il discorso va un po' più in profondità sul concetto di libertà. Ciò non toglie, ripeto, che dobbiamo vaccinarci, ciò non toglie che dobbiamo superare questa fase pandemica, e crediamo un po' tutti, almeno da quello che si legge, nell'estate del 2022 già dovremmo essere un po' diciamo un po' più con le briglie sciolte, ancora di più di quello che è stato quest'anno, per tornare nella normalità. Secondo sorteggiato per questa risposta è Sabatino Di Girolamo. Sì, io credo nella comunità scientifica, mi fido della comunità scientifica e quindi non ho nessuna riserva sui vaccini. L'ho fatto anche personalmente, naturalmente, e credo che veramente dobbiamo anzi ringraziare la comunità scientifica, perché con tanta solerzia, con tanto impegno ci ha dato questo strumento di prevenzione straordinario.
La vaccinazione ci ho creduto da sempre, abbiamo creato noi comuni una bella sinergia con la ASL di Teramo e abbiamo fatto delle campagne prima di prevenzione attraverso gli screening di massa nelle nostre scuole e a favore di tutta la popolazione. Poi, sempre in sinergia con la ASL di Teramo, abbiamo organizzato la vaccinazione di due categorie importantissime a rischio, e cioè gli ultraottantenni e i soggetti fragili. Queste vaccinazioni sono state a Roseto un grande successo e ho dovuto ricorrere a strutture private per organizzarle, e questo poi magari ne riparlerò, è legato al problema di Roseto che non ha ancora un distretto sanitario di base idoneo ad accogliere iniziative di questo tipo, e c'è da combattere per avere un DSB nuovo, ma è un altro tema di cui potremmo tornare poi a parlare. Quindi io credo che il Green Pass sia uno strumento essenziale per che cosa? Per prevenire una recrudescenza della pandemia. E prevenire la recrudescenza della pandemia cosa significa in concreto? Significa evitare di tornare a chiudere le scuole totalmente, significa soprattutto evitare di bloccare l'economia di questo paese. Noi non possiamo assolutamente reggere un ulteriore blocco delle attività economiche, perché la sofferenza che hanno avuto i commercianti, le industrie, ma l'economia in generale a causa del cosiddetto lockdown è stata veramente straordinaria. Quindi sarebbe intollerabile oggi avere leggerezze, incertezze verso il Green Pass e verso la vaccinazione, perché questo porterebbe veramente al rischio di una variante infettiva che ci costringerebbe a richiudere le nostre attività commerciali, le nostre industrie. Non ce lo possiamo permettere. Quindi si capisca per favore che il Green Pass è uno strumento di prevenzione di una recrudescenza dell'epidemia ed è quindi importante che tutti ce l'abbiano, e che per non bloccare il motore economico di questo paese che ha bisogno di riattivarsi a pieno titolo. In questo senso apprezzo molto l'operato del governo che in questi ultimi tempi sta estendendo, lo leggiamo sui giornali di tutti, sta estendendo l'obbligo del Green Pass proprio per evitare che l'economia di questo paese possa rischiare nuovi blocchi e quindi una crisi magari irrisolubile. Mario Nunes. Sì. Diciamo che l'emergenza Covid credo che sia una priorità, ma sia anche un'amministrazione più che ovvia, direi naturale in questo periodo. Dire che siamo usciti dall'emergenza sarebbe una grande falsità, bisogna continuare a tenere alta l'attenzione e per farlo bisogna di lavorare su più piani. Il primo è quello comunitario. Noi dobbiamo, chi ha costruito rapporti comunitari, cioè di mettere insieme con doni come comunus, mettere insieme un dono all'interno, al centro di quella che è una rappresentatività, ha potuto raccogliere, parlo del rapporto con la ASL, parlo del rapporto con le istituzioni, con la rete a livello cittadino. Io ringrazio la Protezione Civile, le associazioni di volontariato che sono state vicine alla nostra amministrazione, perché poi un sindaco quando si trova ad affrontare tali emergenze ovviamente non lo fa come rappresentante di un partito, ma lo fa come rappresentante di una collettività. Per fare una traslazione, io entrai in provincia nel 2017 e Renzo Di Sabatino dovette affrontare un'emergenza neve pazzesca per la nostra provincia, e non lo faceva come rappresentante del Partito Democratico, ma come rappresentante dei 47 comuni. E quindi oggi parlare di come affrontare l'emergenza Covid, è ovvio che guardo con piacere anche io la riapertura, come d'altronde un anno fa, delle scuole in presenza, però poi siamo partiti in presenza e dopo qualche mese purtroppo abbiamo dovuto cedere alla distanza. E perché? Perché non siamo stati pronti, e qui la responsabilità di noi amministratori, a rendere le strutture idonee, a rendere i protocolli idonei, perché i protocolli nazionali ci penseranno i governatori nazionali, i protocolli regionali ci penserà la ASL, ma noi perché dobbiamo aspettare per esempio che le società sportive ci chiedano, così entriamo in un altro ambito, che possano utilizzare dei parchi pubblici perché non si può fare attività nel chiuso, e dobbiamo aspettare che l'emergenza finisca o che sia già in una fase avanzata? Allora il tempo che io ho messo al centro del mio programma dovrà essere un fattore fondamentale anche per la gestione del Covid, per la gestione dell'emergenza, perché l'aspetto economico e l'aspetto sociale non sono poi così distanti, l'uno deve sorreggere l'altro. E poi sul tema della vaccinazione, oggi ovviamente è facile per tutti dire, dovrebbe essere facile dire sono a favore delle vaccinazioni, perché ormai è abbastanza democristiano dirlo, ma io mi torno un po' indietro, un anno fa quando ho avuto il Covid sono stato uno dei pochi consiglieri a fare outing pubblicamente.
quasi che fosse una vergogna dirlo. Allora noi dobbiamo essere i primi a collaborare, dobbiamo essere i primi a dire in quel caso era necessario il tempismo, comunicare per tempo permetteva alla ASL di mappare ciò che aveva avuto intorno, tenerlo nascosto un anno fa diventava essere complici. Anche qui con l'essere Vax dobbiamo essere coraggiosi con i nostri candidati, con i nostri membri delle nostre liste, non solo, a dire che è una necessità. Grazie. Núñez Ginoble, lei è democristiano nel dire che bisogna vaccinarsi? Sono soprattutto convinto, come un mantra, che bisogna ripetere vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi. Il Green Pass è un mezzo intermedio per convincere i decisi, ma questa pandemia ci porta a riflettere anche su un piano diverso, mi permetta di dirlo, insomma. Nel passato abbiamo sconfitto malattie gravi come questa con una vaccinazione di massa e mi sembra che in questo momento ci sia una divisione su questo problema tra i paesi più ricchi e i paesi più poveri. E dobbiamo ammettere che ancora una volta facciamo degli egoismi il nostro argomento principale. Vi prego di credere che i paesi più poveri, se avessero a disposizione i vaccini, si vaccinerebbero tutti. Loro non ce l'hanno e noi disquisiamo spesso sul problema di libertà, tra una vaccina, che è il senso di libertà che la vaccinarsi o meno potrebbe portare. Ma quale attentato alla libertà se la tua libertà lede la mia? E quindi il mio invito è a vaccinarsi a tutto tondo. Nello stesso tempo vorrei fare un appello, parte da Roseto, affinché i potenti del mondo contattassero le big pharma affinché i vaccini fossero messi a disposizione dell'intero mondo, di quelli soprattutto più deboli. Perché questa malattia si combatte se ci vacciniamo non solo noi che abbiamo idee contraddittorie sul vaccino, ma soprattutto se vacciniamo i paesi che non hanno a disposizione questo vaccino. Perché in un mondo globale questa pandemia circolerà continuamente fino a quando qualche variante non bucherà lo schema protettivo degli attuali vaccini o si presenterà con una patogenicità più complessa e più difficile. Questo è l'invito che io faccio. Quindi noi, meno egoismi, meno contraddizioni, vacciniamoci tutti. Io sono vaccinato e sono contento e li invito continuamente. Ho amici che hanno preso il Covid e se la sono passata anche male, qualche amico non c'è più, non ha fatto in tempo a vaccinarsi. Questo quindi è un invito proprio di cuore. E d'altra parte vediamo che quelli che non ce l'hanno magari lo vorrebbero. Grazie, grazie Tommaso Ginoble. Noi ci fermiamo per la prima delle nostre pause e alla ripresa sentiremo anche la candidata che ci sta raggiungendo, la candidata sindaca Franca Ira. Tra poco. Riprendiamo la nostra tribuna elettorale con il confronto tra i candidati sindaci di Roseto degli Abruzzi. Secondo tour di domande, aperto anche qui dalle provocazioni giornalistiche del collega Luca Venanzi. Allora Luca, su quale tema stimoliamo i nostri candidati al confronto? La prima domanda, partiamo diciamo dal turismo. Il turismo ovviamente è uno dei temi più importanti della nostra città. In tanti ne parlano, ma poi i fatti sono pochi. Quali sono le vostre proposte per migliorare la qualità dei servizi e di conseguenza l'offerta turistica della città? Allora, il primo a rispondere in questo giro è stato sorteggiato Di Marco. Bene. Allora, doppio sorteggio quindi. Sì, sì, due volte nel numero 3. Allora, il turismo. Perché manca la Ciancaione che poi esatto. Risponderà quando arriverà. Verrà. La questione del turismo a Roseto, paese turistico, quindi è inevitabile che sia uno degli asset più importanti che noi abbiamo. Però non diciamo che sia l'unico, perché Roseto ha una variegata struttura anche economica. Ci sono le industrie, ne dovrebbero essere di più, c'è il settore del commercio, c'è il settore della marineria, c'è il settore dell'artigianato, c'è il settore dell'agricoltura. Quindi noi dobbiamo prendere diciamo, spunto dal turismo anche per una questione di immagine. Allora la prima cosa sicuramente da fare è mettere mano al decoro cittadino, che significa un decoro che non va soltanto
inquadrato nel Roseto capoluogo, quindi nella nostra, diciamo, comunità abitativa più numerosa, ma va inquadrato in un discorso di insieme, quindi anche nelle frazioni, soprattutto nelle frazioni che negli ultimi anni sono state abbandonate e che si sentono un po' cittadini di serie B. Siamo stati un po' tutti i candidati sindaci a fare queste nostre uscite sul territorio e abbiamo riportato, se non dico tutti quanti più o meno la stessa cosa, ma certamente quel senso di abbandono che dicevo prima. Per quanto riguarda invece il turismo vero e proprio, proprio in virtù del decoro, la prima cosa che secondo noi è da fare immediatamente, anche perché non dico che ha un costo irrilevante, però non sono nemmeno costi esorbitanti, è quello del famoso chilometro o miglio magico, cioè noi dobbiamo invitare le persone che escono dall'autostrada a far sì che ci sia un biglietto da visita appunto di un paese turistico che accoglie. Non lo dobbiamo fare soltanto per i turisti, ma lo dobbiamo fare, come abbiamo detto anche in queste serate che abbiamo incontrato i cittadini, per i rosetani, per noi, perché il senso di decoro, il senso di bellezza, il senso dell'armonia che tutto questo dà, un'aiuola fatta bene, il marciapiede ripulito, e così i cordoli, così l'asfalto, così l'arredo urbano, non fa altro che invitare lo stesso abitante del luogo, cioè in questo caso i rosetani, a vivere meglio il rapporto con il territorio. Quindi quella è una prima cosa da fare. Sicuramente ci sono nell'ambito turistico gli asset del lungomare. I nostri asset diciamo, partono da quello del porticciolo, della marineria e del porticciolo turistico, fino ad arrivare all'asset di Colonia Spiaggia, perché se vogliamo vedere lo sviluppo vero e proprio dei prossimi anni dobbiamo tenere in considerazione Colonia Spiaggia, che oltretutto ha un entroterra molto pianeggiante, quindi sicuramente è lì il futuro anche turistico. E in questo asset così lungo, che sono circa 8-10 km, c'è la questione legata alla riserva del Borsacchio, quindi anche la riserva del Borsacchio è una risorsa enorme che va sfruttata al meglio, ovviamente cercando di avere quella mentalità che ormai di tutti ambientalista da un lato, e dallo stesso tempo far diventare la riserva dinamica, quindi la riqualificazione anche delle strutture alberghiere. È venuto il ministro Massimo Garavaglia, il ministro del turismo, che dopo tanti anni è stato ripristinato in Italia, è venuto la prima volta a luglio, è ritornato qualche giorno fa. Noi abbiamo dato al ministro un report di grandi problemi rosetani legati al turismo e della risoluzione di questi problemi. Lui l'ha esaminato proprio nel ministero e ci ha dato delle risposte concrete. Ci sono circa 3 miliardi e 8 di euro che possono essere utilizzati per le ristrutturazioni delle nostre, appunto, dei nostri alberghi, dei nostri camping e delle nostre strutture in generale legate al turismo. Nel frattempo ci ha raggiunto la candidata Rosaria Ciancaglione, che salutiamo e ringraziamo, ha avuto un impegno elettorale fino a qualche minuto fa. Le lascio recuperare anche una risposta relativa intanto alla presentazione della propria candidatura e delle liste dei candidati che la sostengono e ovviamente anche una risposta sul turismo. Prego. Grazie. Intanto chiedo scusa per il ritardo, ma c'era il presidente Conte qui a Roseto, quindi chiaramente non potevo assolutamente lasciare prima. Comunque, ecco, grazie per avermi aspettata. E, dico subito che la nostra è la Libera Coalizione Progressista ed è composta da 4 liste, 2 liste civiche, un'altra idea di Roseto 21.0, Roseto Progressista e Coraggiosa, poi c'è il Movimento 5 Stelle e Europa Verde. Europa Verde è stata integrata poi con gli ambientalisti rosetani, quindi diciamo è un gruppo abbastanza integrato rispetto a questo aspetto, quell'ambientalista appunto. Dunque noi diciamo che nasciamo da lontano, non è un progetto che nasce diciamo in occasione delle elezioni, è un progetto che nasce ormai da più di 2 anni. Abbiamo lavorato con queste 2 liste civiche e il Movimento 5 Stelle, dopodiché, ecco, in questi 2 anni, dopodiché si è aggregata appunto il Europa Verde e abbiamo fatto questa Libera Coalizione Progressista. Libera Coalizione Progressista è importante per noi parlare proprio, a dire, evidenziare, sottolineare questa parola libera, perché noi riteniamo di essere veramente liberi da ogni condizionamento. L'unico condizionamento che ci può stare per noi è quello che viene dalla città, è quello che viene dalla nostra gente, dai nostri rosetani.
E per adesso andare subito a rispondere alla domanda che riguarda il turismo, noi sul turismo chiaramente impegneremo molto del nostro tempo, perché abbiamo una visione della città che è proprio orientata in questo senso, quindi una città turistica, perché è la nostra più grande risorsa, ma non è una città, diciamo, il turismo inteso semplicemente come il turismo della spiaggia, perché è importante, noi abbiamo una spiaggia bellissima, stupenda, ma abbiamo anche il pensiero che sia integrata, diciamo, questo aspetto da quello che è l'aspetto appunto ambientale, quindi grande valorizzazione del nostro territorio a partire dalla riserva guidata regionale del Borsacchio, con un piano di assetto naturalistico che noi abbiamo intenzione di rivedere, ma di varare, diciamo, velocissimamente, proprio perché in tutti questi anni la riserva del Borsacchio è stata bloccata proprio dalla mancanza del piano di assetto naturalistico, e quindi è chiaro che noi dobbiamo lavorare su quello e andare velocemente alla sua approvazione, e sarà da lì appunto che il turismo potrà ripartire in modo forte, determinato, proprio andando verso guardare il turismo che viene dal nord Europa, e che appunto dovrebbe essere anche un turismo abbastanza ricco e importante, e quindi far crescere l'economia a Roseto. Ma il turismo si reggerà anche su altri due pilastri, che sono pilastro della cultura e dello sport, perché chiaramente fare, organizzare manifestazioni, iniziative di ogni genere appunto che abbiano caratterizzazione culturale o sportiva, significa destagionalizzare, significa allungare la stagione estiva, significa appunto fare economia ancora di più su questo ambito. Ed è chiaro che questa visione di Roseto è importante, ed è importante anche dal punto di vista, questa visione la trasferiremo a livello urbanistico, ma io credo che di questo forse dovremo parlare dopo, ma a livello urbanistico andremo a dare questa caratterizzazione e a spostare cose che sul nostro territorio sono state ultimamente inserite in modo inopinato. Faccio l'esempio e chiudo: il centro di raccolta dei rifiuti nella cittadella dello sport, bisogna assolutamente spostarlo da lì, perché quella è il nostro biglietto da visita della Porta Sud di Roseto. Grazie Giancaglione. Mario Nunez, sul tema del turismo. Sì, sul tema del turismo, diciamo che come quando ci giocavamo con le figurine da piccoli, uno diceva ce l'ho, perché effettivamente nella presentazione delle liste ero arrivato un po' lungo, sono contento che posso riaffrontare questo tema. Operazione Turismo, appunto, è una delle liste create 2 anni fa da un gruppo di operatori turistici e commerciali, perché il turismo e il commercio devono essere due aspetti molto collegati. E all'interno del nostro programma c'è stato un lavoro che è partito da un'analisi dei bisogni del territorio, con un questionario somministrato già un anno fa a turisti che hanno frequentato la nostra città. Ricordiamo che con il Covid, sia nel 2020 che nel 2021, i dati un po' dopati del turismo hanno visto un'affluenza maggiore rispetto anche alle previsioni, a causa appunto dell'assenza di turismo internazionale e della paura un po' dei nostri cittadini di spostarsi. Questo però per noi è diventato un'opportunità, quindi abbiamo fatto di necessità virtù. Partendo da un questionario, partendo da un'analisi dei bisogni, abbiamo potuto varare quello che è un progetto che dice che il turismo deve essere un affare di tutti. Un affare di chi? Un affare intanto degli operatori turistici, che dovranno essere in grado di gestire, grazie al tavolo del turismo, che dovrà essere istituzionalizzato e non più una qualcosa che deve essere creato durante un mandato elettorale. Noi revisioneremo lo statuto comunale e inseriremo quella consulta in maniera stabile, come anche altre, in modo che coloro che dovranno agire lo potranno fare in maniera sinergica sulle risorse che già sono presenti. Ricordiamo a coloro che ci ascoltano che negli ultimi 3 anni abbiamo raccolto circa 1 milione di euro di risorse di imposta di soggiorno, istituita ovviamente durante questo mandato, che grazie anche all'apporto delle opposizioni è stata destinata una parte della stessa al tavolo del turismo per la promozione. E l'affare di tutti poi deve essere concretizzato con delle proposte concrete a livello di rigenerazione urbana, partendo dal porto turistico, che deve diventare il porto del Vomano, non solo il porto di Roseto, un progetto che possa, grazie alle risorse del PNRR, rivalutare tutto l'argine, rimettendo a norma l'argine che va dalla costa fino all'interno, in modo da poter poi rendere fruibile il porto, perché oggi il porto turistico non può essere sviluppato a causa di un problema, diciamo, di rischio idrogeologico. E poi arrivare fino alla riserva del Borsacchio, che deve diventare un'opportunità anche lì, non un vincolo che per 16 anni ha bloccato in realtà lo sviluppo anche lì turistico, di un turismo innovativo, sostenibile della nostra città, passando per il decoro urbano, passando per un'organizzazione, una pianificazione di eventi. Nel nostro programma abbiamo previsto 14 eventi da mettere a calendario a livello nazionale e internazionale, non solo con risorse pubbliche ma anche con risorse di finanziatori privati, e poi una pianificazione che debba essere fatta per tempo. Entro il mese di marzo e non oltre bisogna pianificare, conoscere e sapere ciò che la stagione turistica presenterà. Ovviamente questo è il turismo più estivo, ma noi dobbiamo far parlare di Roseto come città del turismo e dei turismi.
Perciò il turismo è centrale, perché è legato anche ad altri temi, è legato al tema dello sport, la cittadella dello sport che verrà di certo rigenerata e riqualificata può diventare oggetto di un turismo importante, come d'altronde il turismo della cultura. Sempre sul tema del turismo, i programmi, i progetti di Tommaso Ginoble, candidato sindaco. Ma mi piace di essere pratico nei riguardi di queste cose, parlare di Roseto come una città turistica mi sembra scadere nell'ovvio. C'è bisogno però di qualche concretezza in più, altrimenti ne parliamo sempre in termini generali, magari è facile farlo in campagna elettorale, è un po' più complicato quando si amministra, insomma, chi ha esperienza sa bene. Io parlerei di turismo secondo tre direttrici. La prima, se vogliamo aumentare il turismo dobbiamo aumentare i posti letto, non ce li abbiamo. Li abbiamo sempre pieni nei due mesi dove c'è un particolare flusso turistico, non li abbiamo, stanno diminuendo e noi dovremmo incrementarli. Ben faremmo a riflettere su questo da un punto di vista urbanistico e da un punto di vista turistico. La seconda direttrice che mi piace sempre ricordare, che potrebbe aumentare la presenza turistica, è quella di una destagionalizzazione degli eventi. Bisogna creare, prendendo spunti da qualche esempio, in maniera che anche maggio, giugno e settembre portino presenze significative dal punto di vista turistico. La terza direttrice è quella di recuperare quello che stiamo perdendo in questi ultimi anni, il turismo di vicinanza e di prossimità, anch'esso rilevante da un punto di vista economico, come dicevo, si sta dirigendo nei paesi vicini. È chiaro che per attrarre turisti dobbiamo aumentare le nostre offerte, da tutti i punti di vista, sportivo, culturale. Dobbiamo riuscire a far conoscere questa splendida città attraverso una propaganda mirata alle parti del mondo che ci guarda, soprattutto quelle del nord Europa, che ci guarda o ci potrebbe guardare con particolare attenzione, e quei mondi guardano alla qualità dell'acqua, alla qualità dell'aria, guardano al numero di piste ciclabili, alla quantità di territorio che è sottoposto a vincolo, a riserva. E diciamo che da questo punto di vista noi non abbiamo nulla da temere, dobbiamo solo un po' su questo aspetto lavorarci, ed è quello che, se dovessi guidare questa città, sarà un po' la mia stella polare. Grazie Ginoble. Sabatino Di Girolamo, sul turismo. Sì, in materia di turismo mi piace ricordare innanzitutto che Roseto da oltre 20 anni ha la bandiera blu della FEE e quindi è una città che ha delle caratteristiche straordinarie a livello di qualità dell'acqua, di accoglienza, a livello di qualità degli stabilimenti, a livello di qualità della sicurezza in mare, perché abbiamo un sistema di salvataggio che da anni è rodato ed è positivissimo, e quindi l'assistenza ai bagnanti è fatta bene, abbiamo un livello di raccolta differenziata molto alto, quindi meritiamo da 20 anni circa la bandiera blu della FEE, oltre quella verde dei pediatri italiani che la riconoscono spiaggia a misura di bambino dopo località di grande rilievo. Quindi partiamo da una situazione positiva, anche gli ultimi 2 anni sono stati a livello di numeri straordinari, si può dire che è un dato influenzato naturalmente dal Covid, ma io sono sicuro che questi 2 anni in cui il turista italiano ha scoperto Roseto più di prima avranno dei riflessi positivi anche negli anni a venire. Per quanto riguarda quello che si è fatto, inevitabilmente il sindaco uscente lo deve dire, noi abbiamo predisposto un piano demaniale marittimo che era pronto per l'adozione in consiglio comunale, una inaccettabile e pretestuosa richiesta di sottoposizione a VAS lo ha bloccato, altrimenti abbiamo un piano demaniale marittimo già predisposto che va ad assicurare la qualità degli stabilimenti, che è importante. Roseto sta già migliorando, quest'anno quasi tutti i turisti lo hanno visto, ma dobbiamo assicurare qualità degli stabilimenti e preservare le spiagge libere. Il piano demaniale marittimo lo fa e bisognerà portarlo
ad adozione il più presto possibile. Abbiamo anche necessità, poi in occasione della variante generale, di preservare la qualità dell'edificato sul fronte mare. Il fronte mare non può essere più aggredito da edifici impattanti e quindi la variante generale dovrà assolutamente assicurare qualità nell'edificato sul fronte mare, perché chiaramente il primo biglietto da visita di Roseto rimane il lungomare. L'occasione sarà la variante generale anche per dare una disciplina e un ordine al lungomare di Cologna Spiaggia, che è la porta della riserva del Borsacchio, la porta nord della riserva del Borsacchio, e che attualmente è in una situazione molto ma molto caotica, così come il lungomare sud, che andrà riqualificato e ridisciplinato, e sarà necessario dargli la possibilità di esplicare tutta la sua potenzialità sul lungomare sud. Grazie Di Girolamo, ora tocca a una nuova domanda che parte dal collega Luca Venanzi del quotidiano Il Centro. Dal turismo passiamo al lavoro, altro tema molto importante. La crisi del lavoro negli ultimi anni ha colpito molte attività che hanno chiuso e alcune aziende sono anche fallite. La politica può creare le condizioni affinché le ditte possano insediarsi sul territorio. Quali sono le vostre strategie nel merito? Ginoble, il primo sorteggiato su questa risposta. Risposta complicata, risposta non facile, una necessità di una società, su questo si basa insomma la serenità di tante famiglie, il lavoro insomma è una condizione affinché questo si abbia all'interno delle famiglie. Un'amministrazione deve creare tutte le condizioni per attrarre le aziende, per vincere la concorrenza. Quindi credo che dal punto di vista di tutto quello che è possibile lo si debba fare insieme alla ricerca continua di queste ditte che vogliono inserirsi nel nostro territorio. Adesso ci sono tanti strumenti che verranno messi a disposizione con il denaro del PNRR, su quello si giocherà una competizione con tutti i paesi vicini per allocare in questo e in quel luogo le nuove ditte. I rapporti, un po' la capacità di convinzione, di proposta, saranno elementi determinanti. Una cosa per esempio di cui dovremmo subito farcene carica: non è possibile, c'era prima chi parlava del miglio magico, io dico che non si può accedere ad una zona industriale messa in quelle condizioni, insomma, ecco questo, un maggiore attenzione, perché quando vengono operatori anche che hanno un dialogo con le aziende che sono lì allocate, non vengono favorevolmente impressionate. E poi c'è un discorso anche di ospitalità riguardo a queste persone, e un'amministrazione deve farsene carico. Qualche volta una parola detta in maniera diversa rispetto a un'altra riesce a convincere un imprenditore ad essere presente qua. Ce ne sono però di aziende nel nostro territorio che si fanno ben valere. Io partirei nel prestare attenzione a queste, nel vedere come possiamo far aumentare il loro livello di occupazione e poi preoccuparci di portarne altre. Ci sono non solo però le aziende, noi dobbiamo creare le condizioni venendo incontro alle esigenze per valorizzare anche il commercio, e dico che è una condizione economica aumentare anche il tasso culturale, le opportunità culturali, perché anch'esse portano denaro della nostra cittadina. Mario Nunes, sul tema del lavoro, dell'occupazione e dello sviluppo. Ma sì, il tema del lavoro, tema centrale all'interno del nostro programma, è trasversale. Roseto, città attrattiva e attraente, è una delle parole che abbiamo coniato. Il turismo ovviamente, lo dicevo prima, affare di tutti, quindi quando parliamo di turismo diventa e diventerà, con la destagionalizzazione che qualcuno giustamente anche diceva, diventerà un'opportunità lavorativa crescente ovviamente. E quindi su quello non voglio tornarci, ma capiamo che già lì diventerà un PIL elevatissimo per la nostra città se riusciremo davvero a sviluppare questo importante asset. Ma poi non possiamo
non entrare nella nostra, diciamo, bellissima città dal casello autostradale e renderci conto come da qui a 10 km circa con l'altra uscita, quella di Mociano Giulianova, sembra che viviamo in un'altra regione, in un altro mondo. E allora credo che gli imprenditori, credo che coloro che devono essere attratti da noi hanno bisogno di qualcosa, più che di parole hanno bisogno di parole, di persone affidabili, di persone che con il loro sì certo, in tempi certi, con una squadra certa, con persone che fanno poi capo in senso di squadra a colui che dovrà guidare quella squadra, cioè il sindaco, saranno un'interlocuzione che non può essere portata per anni. In questi anni abbiamo visto che progetti sono rimasti nei tavoli per uno, due, tre anni. Ho letto una delibera di giunta che finalmente sblocca, un progetto che evidentemente era già fermo perché c'è stata una diffida, se non sbaglio, una lettera da parte dell'imprenditore che chiedeva come mai quel progetto non poteva, e parlo di un'impresa che porterà posti di lavoro. Dopodiché, quando parliamo di lavoro, permettetemi di dire, è il tempo di sganciare il lavoro dal diritto, o meglio, farlo diventare davvero un diritto. La politica non può più parlare di posti di lavoro, soprattutto in campagne elettorali, ma magari lo facciamo in maniera anche inconsapevole, ma questo credo che sia qualcosa che allontana il cittadino dalla politica, quando qualcuno pensa che un diritto deve diventare una concessione. E allora, lavorare sugli asset, lavorare sull'essere attrattivi, fondi del PNRR andranno proprio in questa direzione, ma soprattutto interloquire con Regione Abruzzo, che in questi anni ovviamente, e allora lì sì, la filiera delle competenze, non delle conoscenze, evidentemente ha considerato Roseto un fanalino di coda rispetto a quella importante struttura che è l'autoporto. Dopodiché il lavoro può essere anche un lavoro 4.0, e allora tanti giovani candidati all'interno della mia coalizione sono tornati a causa del lockdown, parlavamo del Covid, lavoratori di grandi multinazionali che possono lavorare a distanza. Questo lavoro a distanza, questo smart working ha fatto percepire a queste aziende come con spazi di co-working, costo quasi zero per la collettività, abbiamo impianti o strutture comunali in disuso, basterebbe riqualificarle per poi essere pronti. Vi chiedo scusa della raucedine, ma è frutto degli incontri serali sul territorio. Bene, bene, grazie a lei. Rosaria Ciancaione, sul lavoro, sull'occupazione. No, è la sera, è tardi. Si fa tardi, onorevole. La gente non mi lascia andare. Ma perciò ti devi coprire? Lo so, ma sono coperto. Prego, prego. Lavoro e occupazione sono appunto oggetto, oggetto di tutti i programmi, chiaramente dei candidati sindaci, come per il nostro. Ovviamente partiamo, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già accennato nel primo intervento, sicuramente partiamo da una valorizzazione forte del nostro territorio, quindi dal punto di vista del turismo, perché sviluppare il turismo significa fare, come dicevo prima, economia, significa creare appunto posti di lavoro, significa creare occupazione. Non ci possiamo fermare soltanto a questo, passiamo anche a valorizzare, a cercare di dare, diciamo, degli incentivi. La strategia nostra passa attraverso incentivi fiscali sicuramente alle imprese, ai piccoli artigiani, ai commercianti, anche, diciamo così, rispetto a quello che può essere la filiera della grande distribuzione, perché questo noi dobbiamo rivalorizzare il nostro territorio da questo punto di vista, perché lavorare proprio su commercio e artigianato, dove siamo veramente forti, dove siamo stati sempre forti come città, credo che sia determinante dal punto di vista appunto del lavoro e dell'occupazione. Ma un altro aspetto che andremo sempre usando, in particolare la leva fiscale, perché è importante creare agevolazioni dal punto di vista fiscale, è fondamentale rispetto anche a incentivare l'insediamento di attività industriali sul nostro territorio. E qui è importante andare a sbloccare la situazione dell'autoporto, non soltanto, diciamo così, intervenire in modo generico con la regione, ma proprio cercando di attraverso gli organi regionali di arrivare a una legge regionale che sia finalmente corretta e faccia insediare queste aziende nell'autoporto. Abbiamo visto che in passato è stato fatto per esempio per la zona di Castellalto, quindi la zona di Castelnuovo, poi per quanto riguarda le imprese, è stato fatto appunto una legge regionale adeguata, puntuale, e lì le aziende si sono insediate. E noi la stessa cosa dobbiamo fare a Roseto, non è possibile fare anche qui annunci di ogni genere su quella legge regionale più volte, e poi alla fine nessuno ha completato quell'iter e ha permesso appunto a quelle aree di essere cedute a favore di queste imprese che si vogliono insediare. Tante volte è stato detto che ce ne stanno tante di imprese, l'ho sentito anche stasera, anche stamattina, il fatto che ci siano imprese che si vogliono insediare, ma se noi come città non diamo l'opportunità a queste imprese di starci e appunto di essere anche incentivati a farlo, è difficile che poi queste lo possano fare. Grazie, Sabatino Di Girolamo.
Ma posso testimoniare che in questi 5 anni poi ci sono state delle manifestazioni di interesse, io ne ho trasmesse alla regione circa una decina, per insediarsi dove? In quella zona dove i miei colleghi candidati hanno richiamato, cioè l'autoporto. C'è stato un lavoro non generico, come dice il candidato Ciancaione, ma molto puntuale, per sbloccare quell'area strategica che veramente è appetibile per le industrie. Sapete che là, lo diceva Nunez, l'uscita autostradale di Roseto è l'unica uscita autostradale che non ha visto insediamenti industriali significativi. E quindi sono 9 ettari di proprietà regionale che sono situati in un punto, ripeto, molto strategico e che possono essere estremamente attrattivi per le industrie. Non si è lavorato in modo generico, la mia amministrazione ha lavorato con forza per sbloccare quella situazione dell'autoporto abbandonato e abbiamo avuto una legge regionale frutto di una trattativa con l'allora assessore D'Alessandro, mi ricordo, e quella legge regionale è stata poi seguita da una delibera della Giunta d'Alfonso poco prima delle elezioni del 2017 o 18, non mi ricordo bene. Cosa è successo? È successo che questo percorso si è poi interrotto con la nuova giunta regionale, tant'è che io sono uscito spesso sui giornali per protestare sul fatto che appunto non ha trovato attuazione mai quella legge di riconversione dell'autoporto. È una legge che presenta quella di riconvertirla, delle difficoltà, intendiamoci, perché quello è stato realizzato con un finanziamento europeo vincolato, eccetera, ma la soluzione tecnica si può e si deve trovare. A fronte delle mie proteste, l'assessore De Annuntis ha poi disposto la pubblicazione di una manifestazione di interesse, generica manifestazione di interesse, mi ha chiesto di trasmettere le richieste ricevute in questi anni, gliele ho trasmesse dopo 2 ore dalla richiesta, le PEC parlano chiaro, però io sinceramente da Regione Abruzzo non ho avuto più nessun riscontro sulla situazione dell'autoporto. Ma perché mi fossilizzo sull'autoporto? Perché, come dicevano anche i colleghi, è una zona estremamente appetibile e quindi lì bisogna battere, la prossima amministrazione bisogna che si batta proprio per una riconversione dell'autoporto, rapportandosi, spero, con una Regione Abruzzo più solerte, più impegnata, più sensibile verso le esigenze di Roseto. Quindi quello può essere un modo, un luogo per attirare aziende sul Roseto, ma anche se, diciamoci la verità, poi diciamo questa corsa a creare nuove aziende purtroppo non è che sia così copiosa, però ci sono state e io le ho trasmesse regolarmente alla regione, ma quel percorso è stato inopinatamente interrotto. Grazie William Di Marco. Bene, la questione del lavoro è una questione ovviamente molto seria, perché riguarda le famiglie, riguarda soprattutto la dignità della persona. Chi ha il lavoro si sente appagato e si sente parte integrante della società, questo è indubbio. Però noi da liberali pensiamo che la politica deve tracciare le linee guida, ma la politica non dà lavoro, non è che attraverso le partecipate, attraverso il canale che la politica spesso crea con le aziende che appartengono anche allo Stato, si creano posti di lavoro. I posti di lavoro li creano i privati e noi ovviamente da liberali facciamo soprattutto questo tipo di discorso, cioè invogliare i privati. Io pongo l'accento, anche se poi ovviamente stiamo dicendo delle cose che sono condivisibili per la risoluzione del problema, ma la risoluzione del problema deve partire da un dato che è inequivocabile. Negli ultimi 6 anni, dal 2015 al 2021, sono andati via oltre 11.500 persone alla provincia di Teramo, di cui la stragrande maggioranza sono giovani dai 20 ai 30 anni, 30-33 anni. Questo è il dato significativo, cioè il lavoro anche di qualità, di aziende di qualità. Adesso, nei prossimi giorni, arriveranno altri grandi personaggi della politica italiana e soprattutto del governo italiano. E questi personaggi andranno a vedere delle aziende del territorio rosetano di altissima tecnologia. Qualcosa si è mosso negli anni e questa altissima tecnologia è legata ai brevetti. Quindi è un tipo di lavoro di altissimo profilo legato non solo appunto alla ricerca, ma a quella tecnologia che anche il territorio locale può fare. Quindi il lavoro va intersecato anche con la scuola, perché noi abbiamo delle scuole che preparano i nostri giovani affinché possano essere immessi nel mondo del lavoro.
E soprattutto queste aziende devono essere facilitate. Prima si ricordava anche un insediamento al nord di Roseto, molto osteggiato negli scorsi anni, e oggi, che probabilmente oggi, forse siamo vicino a una campagna elettorale ormai agli sgoccioli, sembra trovare risoluzione. Noi dobbiamo facilitare i nuovi insediamenti, che sono anche insediamenti di tipo alberghiero, perché ci sono dei progetti. Anche in questo senso qui, prima si parlava dei posti letto, che è inevitabile che Roseto debba crescere sotto quel profilo, perché altrimenti non riusciamo a recepire una domanda in tal senso. Ora, i posti di lavoro vengono creati dalle aziende private. Facilitare il discorso anche di burocratizzazione, quindi sburocratizzare il nostro sistema, facilitare anche l'approccio verso il palazzo di città e non farlo sentire come una cosa così lontana che ogni volta bisogna fare delle domande particolari o avere delle raccomandazioni particolari. In più, chiudo dicendo, Roseto è stata sempre una città di altissima attrattiva commerciale. Ci sono dei negozi che sono importantissimi per tutta la Valle del Romano. Ecco, Roseto deve diventare un centro commerciale il più possibile all'aperto, attraverso un progetto in tal senso che possa attrarre almeno 60-70 mila abitanti di tutta la Vallata del Romano. Grazie Di Marco, ora ci fermiamo per l'ultima delle nostre pause, poi torneremo in studio per un'altra domanda e credo anche gli appelli finali dei candidati. Tra poco. Siamo tornati qui dalla sala consigliare del Comune di Roseto degli Abruzzi per il confronto tra i 5 candidati a sindaco della città. Ancora una domanda da parte del collega Luca Venanzi del quotidiano Il Centro. Luca. Parcheggi. Il problema parcheggi è uno dei più sentiti qui nella nostra città. Quali soluzioni avete per iniziare a risolvere il problema in centro e se avete anche delle idee in vista dell'estate? Allora, Mario Nunes, il primo. Sì, sul problema parcheggi abbiamo dedicato un ampio spazio all'interno del programma. Ovviamente la congestione avvenuta negli ultimi anni è dovuta a problematiche ravvisate anche qui rispetto a rapporti di cui noi non conosciamo solamente la punta dell'iceberg, con il mondo imprenditoriale, con il mondo di coloro che, parlo nello specifico dell'area ad Annunzio, dell'area Castelli, evidentemente avendo interloquito con la maggioranza che ha governato questa città non hanno ricevuto le risposte che loro ritenevano congrue e comunque soddisfacenti, praticamente hanno perso quell'affidabilità. Risultato per i cittadini, per gli imprenditori, abbiamo perso completamente un'opportunità. Perché dico questo? Non per parlare del passato, tra l'altro voglio dire, così darò la possibilità al sindaco di rispondere, che nell'area Castelli c'è una delibera di giunta pubblicata di fine luglio 2020 in cui è l'amministrazione che aveva chiesto all'imprenditore di, con metri quadri specifici, di costruire su quella zona, cioè aveva dato un indirizzo di mandato. Quindi poi mi sono sentito rispondere: no, Nunes è a favore degli imprenditori, no, Nunes è a favore dei cittadini, del popolo, come direbbe qualcun altro. Detto questo, me l'ho voluto dire adesso, così do la possibilità anche di replicare. Sui parcheggi abbiamo delle idee chiare, diciamo delocalizzare nord e sud, ampie aree di parcheggio, fornire un collegamento soprattutto con la regione, ma non solo, un servizio di bus navette elettriche, che poi dovrà essere anche un punto di eccellenza rispetto alle frazioni. Non se ne è parlato, ma dobbiamo ripristinare ciò che effettivamente, dobbiamo dare atto all'amministrazione Pavone, aveva fatto, cioè il bus soprattutto nei collegamenti con le frazioni, Colonia Paese, ma tutte le frazioni che stanno sulla statale 150, eccetera. I parcheggi sono una fonte di ricchezza anche per il commercio, che oggi soffre. Il centro commerciale all'aperto, sul quale noi dobbiamo essere fieri e convinti tutti, maggioranza futura e opposizione futura, ha bisogno di servizi, quindi i parcheggi avranno bisogno di collaborazioni con i privati. Il pubblico con le sue risorse a malapena riesce a gestire quello che sono un po' le azioni governative, l'abbiamo visto in questi anni. Allora avere un'affidabilità, un'attrattività e una credibilità nei confronti dei privati con progetti di finanza, ma non solo, permetterà di risolvere questi problemi. L'area Castelli va trattata nella sua interezza e all'interno della stessa, a mio avviso, va pensato un qualcosa. L'area della D'Annunzio va sbloccata interloquendo con coloro che sono i portatori di interesse, tutti. Ovviamente poi bisogna creare questi collegamenti. Non credo che sia necessario andare in alto, non credo in questi silos che possono anche essere a livello di rigenerazione, ma se ci dovessero essere dei progetti validi che rendano comunque la città bella, attraente e attrattiva, anche su quello se ne può parlare. Ovviamente poi i parcheggi vanno collegati alla visione che abbiamo della città. Se nel futuro
si andrà verso una mobilità sostenibile, quindi su un potenziamento di una mobilità ciclabile e non solo, a quel punto si ridurrà la necessità di muoversi con mezzi e quindi si ridurrà anche la necessità di parcheggi. Quindi lavorerei in sinergia su questi due aspetti, l'aspetto della soluzione del problema contingente, ma anche una progettazione futura. Noi la stiamo vivendo anche in questa campagna elettorale in maniera anche un po' simpatica, uno spostamento sostenibile fatto da me come candidato sindaco, ma anche da tutti i miei consiglieri che cercano di andare sul territorio per essere prossimi a quelle che sono realtà. Per fare questo ovviamente bisogna lavorare una viabilità interna, un collegamento non solo nella città, nel suo cittadino, ma anche con le frazioni. Insomma, c'è bisogno di ripensare tutto il tessuto cittadino. Revocato Di Girolamo e subito dopo nel sorteggio. Ah, vedi, come sono stato bravo. Tocca al sindaco. Sì, invito il candidato Nunes innanzitutto a informarsi meglio per quanto riguarda l'area Castelli prima di mettere, di puntare il dito contro il sindaco uscente. Io in quella vicenda ho tutelato gli spazi pubblici, ho tutelato gli spazi pubblici e la ragione della discussione che si è aperta con l'area privata è appunto sulla tutela di spazi pubblici da destinare a parcheggi nella massima misura possibile. L'amministrazione in relazione a quella vicenda non ha nulla da rimproverarsi. Ci ho precisato, il problema dei parcheggi quest'anno poi è stato particolarmente acuito da che cosa? Non tanto dalla chiusura dell'area Castelli, ma quanto dal fatto che il turismo di fine settimana, soprattutto di prossimità, si è estremamente accentuato, si è estremamente accentuato. Noi abbiamo quindi avuto una città invasa da tantissimi turisti che sono i benvenuti, ma la nostra città ha una situazione morfologica particolare. Roseto è una fascia di terreno stretta sotto la collina, non ha grandi spazi e allora deve fare affidamento su che cosa? Su parcheggi di scambio nell'area sud e nell'area Palazzetto dello Sport, collegati, dicono tutti, a Roseto Capoluogo e alla zona nord con dei bus navetta. Ma la soluzione, se mi permetto di dire, è ovvia, ma il problema è che quest'anno non abbiamo potuto istituire i bus navetta perché i bus non potevano viaggiare a pieno carico, ma un bus navetta avrebbe potuto portare solo 7-8 persone e quindi era impossibile pensare di fare una navetta che andasse a copertura ridottissima, era un'inutile spesa, quindi il Covid ci ha impedito anche di fare questa soluzione che poteva tamponare un'emergenza dovuta a questo fortissimo turismo di prossimità. Accanto a questi parcheggi di scambio nella zona sud del lungomare, nella zona appunto del Palasport, ci sono le aree da recuperare nel nostro territorio urbano. Alludo specificamente all'area Branella e alla ex Fornace Branella, alla ex Fornace Catarra, che sono veramente in posizioni strategiche e che in una riqualificazione che noi immaginiamo essere da disciplinare con un confronto chiaro con i progettisti della variante generale, in una riqualificazione l'area delle Fornaci Catarra e Branella potranno dare grandi spazi per accogliere i parcheggi e due grandi spazi di verde pubblico da mettere a disposizione del capoluogo di Roseto Centro che non ha spazi verdi a sufficienza. Ancora un parcheggio sul Villino De Angelis, sulla collina di Roseto, con una scala che collega su Via Latini e che quindi immette le persone immediatamente nel centro cittadino. Il problema dei parcheggi è complesso, si può risolvere, anch'esso è legato a questa matrice comune, a questo provvedimento basilare che è una variante generale al piano regolatore. Sempre sul tema dei parcheggi della mobilità, Tommaso Ginoble. Sento sempre di coloro che insomma interloquiscono con i privati difendendo soprattutto le ragioni dei privati. Io mi permetto di dire che io sono molto rispettoso dell'interesse dei privati, ma vi prego di assumere il ruolo di difensori della cosa pubblica. Faccio vedere. Tolto questo, che è un rapporto equo, i parcheggi, io credo che si debbano affrontare i parcheggi con un'idea a lungo termine ed uno nel breve termine. A lungo termine dobbiamo costruirli. Idee sono tante, le mie sono quelle di fare i parcheggi verticali nelle aree più prossime e più vicine al centro, perché lì li dobbiamo creare, se è possibile nella zona del parcheggio ferroviario. Ci sono altre zone centrali dove potremmo creare altri parcheggi verticali che non siano solo cubi di cemento, che come devo dire arredino anche l'ambiente come è stato fatto in altre parti. Perché un'altra cosa che mi permetto di dire, se facciamo delle opere pubbliche creiamo ai progettisti, a noi stessi, di farle belle. Roseto merita questo.
In attesa però, e seriamente, di questi parcheggi, qualunque sia la soluzione, o fuori o dentro, ci vorranno anni, da 3 a 5 anni che saremo bravi. Io sono un po' nei tempi burocraticamente più ridotti rispetto al sindaco, 3-5 anni sono tempi sufficienti se ci si lavora. Bisogna affrontare una mancanza di parcheggi che quest'anno si sono mostrati nella loro drammaticità, facendo perdere tante opportunità. C'è bisogno di indirizzare parte del denaro che noi recuperiamo con la tassa di soggiorno verso un sistema di navetto completo, che non solo percorra Roseto in senso longitudinale come essa è peraltro formata, ma che unisca anche alle frazioni che dal punto di vista turistico potremmo utilizzare per tante cose. Insomma, questo è un po' la parte nord, per esempio, basterebbe tutta via Macasca, quel tratto, fare i parcheggi a coltello e guadagneremmo già 100-150 parcheggi. La parte sud di Roseto abbiamo delle aree che in attesa di destinazione potremo utilizzare a parcheggi in attesa di costruirne. Insomma, ci sono tante idee. La differenza sarà che colui che guiderà questa Roseto dovrà essere in grado, con determinazione e con volontà, di portarle a termine. William Di Marco. Sì, io insomma sento tutto questo discorso. Sembra che qui insomma non ci siano stati alcuni politici che oggi sono anche presenti, con tutto il rispetto, perché l'ho detto l'altra volta, ho una stima profonda per quelli che oggi ci mettono la faccia come lo stiamo facendo noi, però la realtà è un'altra, cioè la realtà è che sembra che tutto il problema sia uscito negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, soprattutto come diceva il candidato Nunes, quando sono state chiuse due aree e quindi è venuto a galla un grossissimo problema. E non è un problema di poco conto, perché io credo che tutti quanti siamo resi un po', abbiamo toccato con mano, che significa lungo la vallata del Gomano, che eravamo noi molto di riferimento per i negozi, oggi tantissimi non ci scelgono più perché non hanno la possibilità di parcheggiare sulla nazionale, nelle vie vicine. Quindi il problema del parcheggio è vitale per le attività, per il turismo e quant'altro. Quindi le due aree chiuse, indubbiamente in un periodo estivo, è stata una cosa gravissima. Io capisco anche tutto l'iter, però rimane il fatto che attraverso un contatto diretto, e noi sappiamo che è così, la cosa sarebbe stata risolta, anche perché negli anni scorsi è stata sempre risolta. Quindi arrivare al mese di luglio e non avere più i parcheggi sul lungomare e nella zona della D'Annunzio è stato un errore gravissimo. Dopodiché, quando noi pensiamo alla Roseto del futuro, noi non diciamo una Roseto dei prossimi 5-10 anni, noi vediamo una Roseto come negli anni 70 e negli anni 80. Ci furono amministrazioni di colore diverso da quello che oggi io rappresento, e quindi di grande pregio, che seppero impostare una progettualità di tipo nuovo. Fecero la zona sportiva, la cittadella dello sport, grazie per fortuna a un'acquisizione fatta dal comune dell'ex zuccherificio, che non sorse, per fortuna, e quindi quelle quote, quei territori, quei terreni sono anche sul lungomare. E dopodiché la seconda grande diciamo progettualità fu quella lungo la statale 150, quella che viene chiamata un po' la conurbazione, Campamare, Volta al Rosso per arrivare a San Giovanni. Ecco, noi dobbiamo pensare, oggi è 2021, al Roseto dei prossimi 40 anni. Se la Roseto del passato, e io credo che qui ci siano anche i responsabili, perché sennò vale tutto, noi rappresentiamo il nuovo perché vogliamo che queste cose non accadano più. Se nella Roseto del passato è stata fatta una intensificazione abitativa nel centro di Roseto, da dove c'era una casetta ne hanno fatti 10 appartamenti, è ovvio che non ci sono più parcheggi. Allora bisogna partire dalle aree di risulta inevitabilmente, perché quelle sono aree che possono essere messe a disposizione da subito, almeno per i parcheggi, per poi vedere cosa fare. Dopodiché le aree ovviamente a nord e a sud sono molto interessanti, ma il centro cittadino deve avere da subito i parcheggi. Bene. Quei parcheggi dell'entroterra, cioè delle aree di risulta, potrebbero essere già una prima soluzione. Grazie. Rosaria Ciancaione. Parcheggi. Allora, intanto noi partiamo dall'idea che la nostra città sia una città che abbia una caratterizzazione di ecosostenibilità. E quindi detto questo significa che partiamo da una implementazione di quella che è appunto sono le piste ciclabili, quindi pensare a un tipo di
di città diversa da questo punto di vista. Ma io innanzitutto farei la dividerei un po' la problematica dei parcheggi in due parti. La prima, che è quella che riguarda la stagione invernale, la seconda è quella della stagione estiva. E parto proprio da quest'ultima, perché quando è che si sente tanto il problema di parcheggi a Roseto? Proprio durante la stagione estiva, perché chiaramente con la stagione estiva il turismo, giustamente, c'è un'implementazione da questo punto di vista, e quindi chiaramente abbiamo bisogno di più parcheggi. E allora noi dobbiamo cercare di immaginare una città che, se è appunto una città ecosostenibile come noi la vorremmo, come noi la vogliamo, non dobbiamo pensare ad intasare il centro, quindi portare le macchine al centro e implementare ulteriormente parcheggi al centro. C'è qualcuno che l'ha pensato anche in passato con qualche project financing disastroso, direi. E io direi invece di cominciare a pensare a un'estate, a una città che durante l'estate abbia parcheggi a nord e a sud, e attraverso un servizio di navette elettriche si possa appunto portare, far girare queste persone, turisti e non, e portarle proprio al centro della città. Certo, al centro della città non è che possiamo pensare che non ci siano parcheggi assolutamente, perché già quelli, i polmoni che ci sono attualmente, e sono d'accordo con William Di Marco quando dice di recuperare il parcheggio di Via D'Annunzio, su quello l'amministrazione comunale dovrà lavorare, perché quella parte lì di Via D'Annunzio è fondamentale, e non lo è solo durante la stagione estiva, sappiamo, lo è anche durante la stagione invernale, perché lì sono le scuole. Quindi chiaramente dobbiamo lavorare molto attentamente su quell'area. Per quanto riguarda l'area invece che sta lì alla stazione, mai sognerei di fare un silos, che Dio ce ne liberi, perché ci significherebbe deturpare la nostra bellissima immagine che abbiamo, no, della città che guarda il mare, quella pineta, quindi sarebbe proprio una cosa, a mio avviso, a nostro avviso, assolutamente disastrosa. Quindi silos assolutamente no. Se mai dovessimo pensare a silos, sarebbero da mettere sempre a nord e a sud, proprio in questa ottica, questa visione di ecosostenibilità della città. Torniamo alla stagione invernale, quindi stagione invernale, recuperato Via D'Annunzio e i parcheggi attuali che ci sono sul territorio possono essere sufficienti, ma soprattutto io sposterei l'attenzione su quello che può essere un servizio di navetta che gira tutto il territorio considerato nella sua unicità, capoluogo e frazioni. Io dico che questo è determinante, soprattutto se poi pensiamo a bus navette di carattere che siano elettrici. Grazie, grazie. Allora siamo al finale con gli appelli in cui i candidati parlano direttamente agli elettori, ai loro potenziali elettori, a quelli che sono ancora incerti su chi votare il 3 e il 4 ottobre. Ovviamente possono anche introdurre dei temi dei quali magari non ci siamo occupati nelle domande precedenti, e quindi insomma salutarci con il consueto tradizionale appello. William Di Marco, che peraltro aveva detto di avere un impegno, quindi, però è stato sorteggiato come primo di questo ultimo giro, quindi se poi ha un impegno ci può anche lasciare. Prego. Bene, quindi è andato ad hoc questo sorteggio. Allora niente, io dico l'appello, intanto mi rifaccio alle riflessioni iniziali. Informiamoci chi siamo, i candidati sono qui, sono tutti quanti, diciamo, disponibili per qualsiasi tipo di contatto, però l'impegno dell'elettore è anche informarsi da dove veniamo, quello che abbiamo fatto. Dopodiché c'è da fare una riflessione ancora più profonda. Noi come Centrodestra Unito lo rappresentiamo, Centrodestra Unito, siamo gli unici, abbiamo tutti quei simboli che sono il riferimento del centrodestra nazionale. Abbiamo, diciamo, per la prima volta ci presentiamo per avere un'alternanza, un'alternativa a Roseto. È una questione di libertà da un lato e di democrazia. In tutte le democrazie del mondo l'alternanza è fondamentale affinché la democrazia possa essere così valorizzata da tutti. Quindi il sindaco inizialmente diceva sono tanti anni che l'amministrazione centrosinistra è al Palazzo di Città. È vero, è sempre stato così. Vogliamo dare l'opportunità ai nostri elettori di cambiare definitivamente, anche perché, l'ho detto l'altra volta, ma con grande rispetto e simpatia, alla fine del 2016, quando l'allora candidato di Girolamo fu eletto sindaco, insomma a supporto c'erano un po' tutti quanti, quelli che stanno oggi seduti qui. Quindi oggi per noi la vera alternativa, quello che significa cambiare pagina in modo definitivo, è votare il Centrodestra Unito e votare anche la lista civica
che ci rappresenta e che può essere l'alternanza a questo sistema, che è un sistema che ha prodotto alcune cose buone, ma tantissime cose, soprattutto, di abbandono alla città. Ecco perché diciamo noi vogliamo partire dal decoro, vogliamo partire dalla cultura, perché è il nostro campo d'azione. La nostra associazione in 30-40 anni ha prodotto oltre 300-400 attività, tra eventi, giornali e quant'altro. Quindi per noi sarà importante dare questa nuova diciamo svolta al comune di Roseto e speriamo che i cittadini sappiano cogliere l'occasione. Grazie Marco. Di Marco, se vuole può raggiungere appunto il suo impegno successivo in questa giornata, nella quale invece ci ha raggiunto in corsa Rosaria Ciancaione. Ora tocca a lei salutare gli elettori e i telespettatori di Roseto con l'ultimo appello. Questa 2021 è importante dal punto di vista politico elettorale proprio perché affronteremo queste elezioni e la nostra proposta, la proposta che noi vogliamo portare come Libera Coalizione Progressista è una proposta concreta, è una proposta fatta di competenza, di esperienza, di conoscenza del nostro territorio e della nostra città. Io credo che i cittadini di Roseto, le cittadine di Roseto a ottobre avranno veramente una grande opportunità questa volta di eleggere dopo 30 anni, dopo tanti anni, perché in tanti anni il comune di Roseto non ha avuto mai per esempio un sindaco donna, avranno l'opportunità di eleggere un sindaco donna. Guardiamo la città dall'altra metà del cielo, perché l'altra metà del cielo potrebbe portare anche delle novità e ha delle caratteristiche comunque diverse che si integrano perfettamente e che riescono poi a leggere diciamo adeguatamente il pensiero della gente e la nostra, diciamo, i desiderati dei nostri cittadini. Riteniamo che questa proposta sia fondamentale perché poggia su due pilastri, il primo è quello della partecipazione attiva del cittadino, quindi partecipazione attiva del cittadino, concorrere quindi alle scelte che l'amministrazione andrà a fare, perché lo faremo noi insieme alla nostra città, ai nostri cittadini e alle nostre cittadine. E l'altro è la grande pilastro è la trasparenza che noi avremo da Palazzo di Città, la trasparenza che avremo perché staremo in mezzo alla gente. Il sindaco di questa coalizione, quindi il sindaco di questa città, starà in mezzo alla gente, ritroverà il contatto, vorrà il contatto con le persone, perché veramente la democrazia rappresentativa diventi il pilastro della gestione di una città, perché democrazia rappresentativa significa rappresentare i propri cittadini, la volontà di questi cittadini ad essere parte attiva appunto di un governo e di scelte che possono determinare lo sviluppo in un senso o in un altro della città, uno sviluppo, ho detto prima, ecosostenibile, uno sviluppo però che sia moderno, che sia veramente foriero di grandi cambiamenti, ma di cambiamenti proprio partecipativi. Io penso che la cosa più importante rispetto a un sindaco sia proprio questa, e lo voglio ricordare, lo ricordo quasi in tutti i discorsi che faccio. Io quando sono entrata in comune, tanti anni fa, il primo sindaco che ho avuto era il sindaco Giovanni Ragnoli, era il sindaco della gente, e io penso che questa città oggi debba riconquistare questo elemento, avere un sindaco della gente che sta in mezzo alla gente, che parla con le persone, che decide insieme alle persone le scelte migliori per la propria città. Grazie. Ultimo appello anche di Mario Nunez. Sì, l'appello parte da una storia, ovviamente non è improvvisata la mia candidatura. Sono 2 anni e mezzo che lavoriamo ad un progetto. Il percorso che abbiamo intrapreso è la dimostrazione di come governeremo la città. Un percorso che è partito da un appello a coloro che volevano far parte della mia squadra. Ho chiesto di essere persone competenti, libere e generose. Ho trovato una grande risposta da persone giovani, ma anche da persone di una certa età, da persone con grande energia, ma anche con una grande esperienza. E essere riusciti a mettere insieme, con grande atto di fiducia e di responsabilità, le migliori o comunque grandi risorse umane all'interno del territorio mi dà una grande forza, ma anche mi carica anche di una grande responsabilità. È ovvio che il percorso oggi mi porta a proporci ai cittadini come partecipativi, come persone tra le persone. Lo stiamo facendo, questo programma che invito tutti a leggere in tutte le sue 57 pagine e poi nell'abstract che vi arriverà in tutte le famiglie, nel suo sunto che poi rimanderà lo stesso, è un impegno che non è voluto solamente da Mario Nunez, da un uomo solo al comando, ma da un lavoro di squadra, e la parola squadra sarà il filo conduttore della nostra amministrazione, dei tavoli di lavoro che hanno lavorato, dei tavoli di lavoro che saranno ancora aperti, ma soprattutto un'operatività, un fare, un essere decisi nei tempi, nelle competenze, ma soprattutto nel lavorare in team, che saranno il frutto di una grande, grande energia che metteremo
metteremo a servizio della nostra collettività. Grazie. Sabatino Di Girolamo. Io credo che sia importante il 3 e 4 ottobre votare a sinistra e votare il centrosinistra rosetano nella tradizione, peraltro, che, ripeto, consolidata da tanti anni. Questa città è una città a misura d'uomo, è una città non invasa dal cemento, è una città che non ha palazzoni abbandonati d'inverno che costituiscono un ricettacolo di criminalità, eccetera, perché ci sono state amministrazioni di centrosinistra che l'hanno preservata e l'hanno saputa governare. Quindi invito gli elettori a ritornare nell'alveo del centrosinistra, a rimanere nell'alveo del centrosinistra nel voto del 3-4 ottobre. Il centrodestra italiano, secondo me, ha ancora un percorso di maturazione da fare, un percorso, una svolta europeista chiara da fare, e mi auguro che certe idealità, tipo quelle di Giorgetti ad esempio nell'ambito della Lega, di altre di Luca Zaia eccetera, possano prendere piede e far completare alla destra un percorso verso l'europeismo, e mi auguro che questa destra abbandoni a livello europeo certe cattive compagnie tipo quella di Orban, il leader ungherese. Ecco, ritengo che la destra debba completare un percorso e rendersi più europeista, più democratica e più aperta verso i diritti di tutti, e quindi invito tutti a votare per il centrosinistra italiano. Per quanto riguarda poi la mia ricandidatura, io chiedo a tutti di darmi fiducia per completare un lavoro svolto. Completare un lavoro svolto in un quinquennio è stato ferito, impedito, ostacolato da una situazione di bilancio che mi ha impegnato a risanare per tre anni per il risanamento del bilancio del comune di Roseto, altrimenti eravamo veramente ingessati da questo punto di vista. Dopo è arrivata disgraziatamente un biennio di pandemia, quindi se un quinquennio può essere, come dire, può sembrare tanto, nel caso della mia amministrazione un quinquennio è stato poco, perché abbiamo avuto questi due gravissimi ostacoli che ci hanno impedito un'operatività piena, e quindi chiedo di completare un lavoro e chiedo di dare fiducia anche a un progetto di città per i prossimi 10-15 anni che nel mio programma è delineato e può portare veramente a un salto di qualità, superato queste due emergenze, e ci auguriamo tutti, incrociando le dita, che sia veramente superata l'emergenza Covid, perché anche qui a livello di contatto della gente, di contatto con la gente, di partecipazione con la gente, di cui qualche candidato si fa paladino, è stato impedito dal Covid in questi anni. Noi non abbiamo potuto fare assemblee, abbiamo avuto difficoltà a fare i consigli comunali, perché veramente abbiamo vissuto un periodo da incubo. Chiedo quindi ai rosetani di farmi completare il lavoro e impostare un lavoro nuovo. Allora, Ginoble, avrà lei l'ultima parola per chiudere questa tribuna elettorale, l'ultimo appello. Mi affido sempre agli specialisti, e gli specialisti della comunicazione dicono che l'appello finale deve essere sempre breve e diretto, e quindi sarò breve, insomma. Credo che ognuno di noi, tutte persone per bene, sia conosciuto nell'ambiente cittadino, dalla nostra comunità. Ognuno di noi si porta la propria storia, le proprie competenze, la propria capacità e attitudine di governo, insomma. È su questo, insomma, che i cittadini dovrebbero esprimere il loro giudizio, insieme alla visione che ognuno di noi in questa trasmissione, nei giorni passati, nei nostri incontri, riusciamo a trasmettere. La nostra è una visione, come ho ribadito più volte, un po' complessa, senza soluzioni di tempo e di continuità. Io credo che il prossimo sindaco debba avere una visione prospettica lunga, nello stesso tempo governare 5 anni, ma creare le condizioni per 15-20 anni. Sono più modesto rispetto a te, William, e 40. Però credo che questo sia determinante, insomma, si fa così, anche per gestire una trasformazione di una cittadina marinara in una città vera e propria come è diventata Roseto. Quindi la seconda cosa, ognuno di noi chiede il voto per la propria credibilità, e credo che sarà determinante il rapporto tra ognuno di noi, e in questo caso tra me e la mia comunità. Da quando cominciai giovanissimo nel basket e poi nella mia vita politica, nei rapporti giornalieri, su questo, se si è creata quell'empatia, quella simpatia sempre necessarie per essere il capo di una comunità, vi chiedo di votare me e la coalizione che rappresento.
Grazie Ginobili. Allora io ringrazio anche il mio compagno di viaggio in questa intervista collettiva, il collega Luca Venanzi del quotidiano Il Centro, e vi ricordo tra qualche ora in edicola vi proporrà un ampio resoconto di questo incontro con i candidati sindaci. Ringrazio per questo anche il direttore del centro Piero Anchino, do appuntamento alla prossima tribuna elettorale, che andrà in onda sempre alle 22 di lunedì prossimo, in cui incontreremo i candidati alla carica di sindaco del comune di San Giovanni Teatino. Ringrazio la città di Roseto per averci ospitato nella sala consiliare e auguro a loro un buon proseguimento di campagna elettorale, e ai cittadini rosetani un buon voto. Arrivederci, buonanotte.